Vangelo di Paola, Laura Morante, insieme per la prima volta per il debutto di Di Paola. Anche Laura Morante è appena esordito con successo alla regia. Come vi siete trovati insieme? Ma io bene, insomma, nel senso che desideravo fortemente lavorare con Laura, perché nello scrivere la sceneggiatura, già nella fase finale della prima stesura, pensavo a lei, quindi già dal momento in cui la sceneggiatura era finita è stata il primo attore e la prima attrice a leggerla, quindi e mi ricordo che mi ha colpito che è stata la prima persona in assoluto che, leggendo la sceneggiatura, ha trovato anche dei momenti di ironia nel testo e nei risvolti dei personaggi. Laura, come mai? Che cosa l'ha colpita di questo personaggio? Tocca rifare il discorso che faccio sempre, perché in generale non scelgo un personaggio, scelgo sempre di fare un film. Lo dico perché magari, forse ci sono dei colleghi che fanno soprattutto attenzione al personaggio, invece a me piace proprio, se mi piace il film, poi il personaggio viene, insomma, insieme, ma insomma non scelgo mai per un personaggio, non esiste secondo me un buon personaggio in un brutto film. Quindi mi piaceva la sceneggiatura, mi piaceva la struttura drammaturgica, diciamo, di questo film. E poi mi è piaciuto, ho incontrato Ruggero e l'ho visto così appassionato, così determinato, così deciso, non soltanto a fare il film, ma a fare il film con quel cast, perché poi io mi sono anche domandata, forse per ragioni poi, però ho detto, dico, ma come mai se lei è greca? Però insomma lui era molto deciso anche a offrirmi questo ruolo di Zoe e quindi insomma poi c'era anche, fra l'altro, prima ancora di leggere la sceneggiatura, sapevo che c'era uno dei tre sceneggiatori era Aidan Schleff, che è legata per me ad alcuni dei film più belli che io ho fatto, quindi insomma ovviamente questo mi predisponeva molto favorevolmente nei confronti di questo progetto, e quindi insomma no, ho detto sì, credo subito, quasi subito insomma, e poi però ci è voluto del tempo per metterlo in piedi il film. Una storia di guerra, anche se non esclusivamente di guerra, non solo di guerra, perché poi diventa universale, ambientata ad Atene nel 1943. Perché ha scelto questa storia, che è tratta da un libro, tra l'altro? Ma diciamo che c'erano due aspetti che trovavo interessanti. Uno, il conflitto racchiuso all'interno delle mura domestiche. E quindi anche il rapporto tra l'oppressore e gli oppressi, che poteva dare risvolti abbastanza imprevedibili sulle logiche dei rapporti umani. E l'altro anche sulle reazioni e le dinamiche della famiglia rispetto all'occupazione del capitano tedesco, sia nei confronti del comandante Kalter, sia tra di loro. E, ad esempio, una cosa importante che accade all'inizio film, sembra quasi che l'occupazione dell'invasore all'interno dell'appartamento possa portare anche dei benefici alimentari o consenta un riavvicinamento tra marito e moglie dal punto di vista dell'intimità. E poi anche, appunto, le varie reazioni che ci sono dei due figli nei confronti del comandante, ma anche le conseguenze che ci sono dal punto di vista delle reazioni dei figli rispetto al padre, dei figli rispetto alla madre. E quindi, insomma, mi sembrava molto interessante raccontare questa storia. Ci sono diverse differenze rispetto al libro. Volevo sapere come aveva lavorato sulla sceneggiatura, le differenze che ci sono e se c'è stato anche l'apporto di Laura nel momento in cui avete provato, insomma, quindi in fase di quando è stato girato il film, rispetto al suo personaggio, quindi delle cose nuove che sono venute magari.
dati all'improvvisazione. Certo, ma l'apporto di Laura c'è stato su cose nuove, su consigli, si è prodigata di consigli, sia perché oltre ad essere attrice anche scrive, ha diretto il primo film, quindi sarebbe anche, come dire, non sano prendere quando ci sono delle cose che sono in linea con il punto di vista del film, quindi sia da parte di Laura o da parte anche degli altri due attori c'è stato un lavoro poi sul set e durante le riprese che dal momento in cui era in linea con quello che avevo in mente, ovviamente lo abbiamo immediatamente condiviso. Io ho notato del personaggio di Zoe che rispetto ai ruoli a vederla in Italia che sono più tormentati, più neurotici, questo personaggio era sì tormentato per la situazione, però era un po' più pacato, più riflessivo. Ma diciamo che quando c'è già un tormento esterno è inutile aggiungere anche un tormento interiore. Cioè, anche nella stanza del figlio, voglio dire, non era un personaggio particolarmente tormentato interiormente, però viveva una situazione estremamente drammatica. Qui siamo nello stesso, cioè in un caso diciamo simile in un certo senso, perché fondamentalmente la situazione è talmente drammatica che aggiungere anche il tormento interiore, poi ci volevano 3 o 4 film, uno solo forse non bastava. Quindi no, in realtà io ho fatto anche personaggi di questo tipo, non credo di aver fatto sempre solo personaggi tormentati, no, non penso, però chissà, forse magari la gente mi ricorda di più per i personaggi più tormentati, può darsi, però in realtà no, appunto, citando questo, la stanza del figlio non è per niente un personaggio tormentato, è un personaggio che subisce una terribile perdita, ma non un personaggio tormentato. L'abbiamo visto in un esordio ottimo, ciliegine. Sta pensando a qualcos'altro? Sì, stiamo come regista, non lo so, ma insomma stiamo cominciando a scrivere con Daniele Costantini un'altra storia. Adesso vediamo, siamo proprio ai primissimi incontri, vediamo cosa ne viene fuori, insomma.